sono Marcello di Villa Montagna. Niente, ora non vivo più a Villa Montagna per fare i sostituti. E visto che ci sono le autorità, devo dire appunto l'anima del volontariato, Villa Montagna è sempre molto viva. Da anni chiediamo a Villa Montagna, anche se non abito più a Villa Montagna, però ho vissuto i problemi strutturali proprio del paese, che sono quindi la mancanza di spazi da condividere in comune, e i parcheggi delle zone istituzionali in cui i giovani possono incontrarsi. Da anni chiediamo all'amministrazione che ci sia questo intervento e da anni ci viene detto no, per vari motivi. E poi l'anima di Villa Montagna, del volontariato, è viva, è frizzante, e ha bisogno di spazi, e i nostri ragazzi hanno bisogno di spazi liberi e non... Attualmente sono costretti a giocare tra una macchina e l'altra. Ecco, questo è un po' triste. E tanti interventi in passato, tante belle parole, avevamo costituito anche un comitato di soccorso, il tutto è finito purtroppo nel nulla. E chiedo all'amministrazione pubblica di intervenire in modo concreto, perché 1300 abitanti hanno bisogno anche di strutture per poi confrontarsi e vivere in comunità. E questa sera non sono presenti con cittadini, con paesani, perché stanno organizzando la festa a Padre Silvio, ma magari poi Pedrotti Clemente fa il suo intervento, perché lui attualmente vive a Villa Montagna, quindi è più informato di me. Comunque l'opera Villa Montagna del volontariato è sempre molto viva, eravamo in 100 circa quel giorno, e avevo chiesto anche all'Ecomuseo tramite Pintarelli di un intervento per il ripristino della fontana, che appunto è stata sterrata, e gli si vorrebbe un intervento magari portando l'acqua e rivalutando quella microzona, come diceva appunto prima Crepaz. Ecco, lì si può fare un intervento di tipo di prendersi cura di parte del territorio, però ci vuole prima magari un intervento massiccio da parte dell'Ecomuseo dell'Argentario per portare l'acqua e magari riportare alla storia qualche foto, e comprenderlo nell'arco di un giro culturale all'interno dell'Argentario. Grazie. Grazie a te, Marcello. Grazie a te.